A mio padre, benvenuto Mario Sebastiani, che la tua storia possa salvare altre vite. Ti voglio bene, Enza. Quando il telefono squillò, nel bel mezzo della notte, mia sorella dall'altra parte della linea mi disse: se vuoi dire ciao a papà per l'ultima volta, prendi il primo volo. Sapere che tuo padre sta per morire è come entrare in un tunnel senza aria. Sei sempre sull'orlo di urlare, ma non puoi, perché decidi di respirare. Roma, 2 giugno 2007, ospedale San Camillo, medicina interna, letto 35. Era giallo come un limone e non poteva respirare. Dopo 3 giorni in coma, a causa di una grave cholecystite, mio padre cominciò a rispondere alla terapia. La sua stanza era pulita ed era molto silenziosa. Mio padre è stato assistito da bravissimi dottori e da brave infermiere. Era così felice di vedermi. Senza assistenza sanitaria, mio padre sarebbe morto a casa, senza speranza, senza alcun tempo per dire ciao. Sono stati 5 mesi d'inferno, soprattutto per mio padre e per tutta la mia famiglia. Ho perso il mio lavoro, ho messo la mia vita in attesa e sono stata a fianco a mio padre giorno e notte, durante i primi 3 mesi del suo incubo. Era nutrito per intravena perché non poteva più deglutire. Aveva la febbre ogni altro giorno perché il suo sistema immunitario era molto debole. Da medicina interna a chirurgia d'urgenza, ma nessun chirurgo voleva operare mio padre. Notti feliniane, pazienti che avevano allucinazioni a causa dell'anestesia. Non si poteva dormire. Spesso mio padre cercava di strapparsi gli aghi conficcati nelle sue braccia e nelle sue mani. Passarono giorni, settimane, mesi, ma nessuna chirurgia era ancora prevista per mio padre. Capitano. Come stai? Digli un po'. Come va? Come stai? Tutti bene? E digli come stai tu. Speriamo di vederci giù presto. Io adesso sto piano piano cercando di risolvere la questione. Poi ve lo faremo sapere meglio, va bene? Adesso un saluto a mamma e a papà. E a tutti. E a tutti. E a Shelly anche. A Shelly. A Shelly devo dare una dilata di collo. Da chirurgia d'urgenza del San Camillo all'unità di oncologia del Forlanini. Non è un buon candidato per la chirurgia, ha il Parkinson. Puoi sorridere? Guaccia. Ciao mamma. Circondato da pazienti terminali, principalmente ex fumatori, mio padre non ha mai smesso di sperare in una cura e di ritornare a casa. Dall'unità di oncologia del Forlanini a riportarsi a casa la sua cholecista infetta. Migliorerà in un luogo familiare, direttore dell'unità di oncologia. Ma chi sei tu? Chi è quello, papà? Chi sei tu? Chi sei tu? Digli nonno, sbrigati, rimettiti in piedi che ci facciamo un viaggetto. Dai, dai, che ce ne andiamo a vedere il Grand Canyon tutti insieme, vai. Roma, 7 luglio 2007, 51esimo anniversario dei miei genitori. Da casa al pronto soccorso del San Camillo. Per favore lasciatemi morire a casa, mio padre. E se lo avessimo ascoltato?
dov'è che ci dai un taglio? Ho tenuto la sua mano abbastanza, ho massaggiato i suoi piedi abbastanza. I medici hanno veramente aiutato. Queste sono le domande che mi hanno tenuto sveglia per molte notti. Abbiamo fatto tutto ciò che era possibile fare. Mentre la sua vita scivolava via, pregavo perché la sua sofferenza terminasse. La febbre scese e mio padre uscì dal suo stato comatoso per la settima volta. Sai che non ce l'hai la febbre. 1 agosto 2007, sull'orlo di perderlo nuovamente, un chirurgo finalmente decise di operare mio padre. Manuela e Simona, le due assistenti infermiere, due angeli, rimasero a fianco a mio padre fino alla fine. Mio padre non smetteva di guardarmi, sorridevo, ma dentro mi sentivo morire. Poi iniziò ad addormentarsi, perché l'anestesia aveva iniziato a fare effetto. Grazie. Vedi qui della carrozza. Certo, sì, fai quello che devi fare. No, io devo ritornare. Mio padre superò l'operazione dopo essere stato in terapia intensiva per circa una settimana. Era molto debole. Il suo sistema immunitario era praticamente inesistente. Cosa ci vuoi fare con 1100? Ci vogliamo andare a Roma? Al Colosseo? Sì? E poi dove? Guidi tu? Vuoi guidare tu? Sì? A Fontana di Trevi. Va bene. E poi dopo? Piazza di Spagna. Piazza di Spagna? Il Colosseo. Il Colosseo? Il Colle Oppio pure? Il 14 novembre 2007 mio padre morì a causa di complicazioni respiratorie. Nessuno della famiglia era lì con lui, forse perché non sapeva come dire ciao. Un giorno saremo tutti fratelli, seduti insieme sulle stelle, lassù, nel cielo infinito. Benvenuto Mario Sebastiani. E come si chiama questo posto? Dimmelo tu così te lo dico io. Non me lo ricordo. Maswick Lodge. While in these days of quiet desperation, as I wander through the world in which I live, I search everywhere for some new inspiration. But it's more than cold reality can give. If I need a cause for celebration or a comfort I can use to ease my mind, I rely on my imagination. And I dream of an imaginary time. Oh, and I know that everybody has a dream. Everybody has a dream. Everybody has a dream. And this is my dream. I'm saying, and if a word from you can bring a better day,
plan to keep my hope from crumbling away. So let me lie and let me go on sleeping, and I will lose myself in palaces of sand and all the fantasies that I will be keeping. We'll make the empty hours easier, easier to stand. And I know that everybody has a dream. Everybody has a dream. Everybody has a dream. This is my dream. My home, just to be at home and to be all alone, all alone.